Ben ritrovati da Livio Giannotta per il consueto appuntamento con il nostro TG Web. A pochi giorni dallo scoppiettante derby di Sicilia tra Catania e Palermo prosegue a buon ritmo la messa in vendita dei tagliandi disponibili. Si va verso il tutto esaurito, a conferma che l'attesa è molto alta in città. Per disposizione dell'osservatorio sulle manifestazioni sportive del CASMS, ricordiamo che i palermitani non potranno assistere alla partita a causa motivi di sicurezza. E questo l'unico rammarico per quella che si preannuncia un'autentica festa di sport. A tal proposito è intervenuto l'attaccante del Catania Gianvito Plasmati, pronto a sottolineare che comunque è giusto attenersi alle decisioni dell'osservatorio se questo può essere utile ad evitare problemi di carattere pubblico. Lo stesso ex centravanti foggiano si addentra poi sul lato squisitamente tecnico della partita, immaginando un bel duello con i rocciosi centrali difensivi del Palermo Carrozziere e Bovo, visto che giocherà probabilmente lui al posto dello squalificato Paolucci. Intanto, dall'infermeria rossoazzurra non sembrano esserci notizie positive su Pablo Ledesma. Non dovesse farcela, potrebbe giocare dal primo minuto Ezequiel Carboni. A Palermo invece riabbracciano il croato Igor Budan, riaggregatosi con il gruppo e quindi disponibile per il derby. Con lui potrebbe esserci anche l'attaccante rosanero Fabrizio Miccoli, che farebbe carte false pur di partecipare al match di Catania. Da valutare nei prossimi giorni le condizioni fisiche dei giocatori che rientreranno dalle rispettive nazionali. A proposito di derby, da segnalare che in occasione della gara di ritorno della Team Cup Primavera, Palermo e Catania non sono andati oltre lo 0-0. In virtù del 2-0 concretizzatosi all'andata in favore dei rosanero, sono però i ragazzi di Mister Pergolizzi ad accedere al turno successivo. Si conclude qui l'appuntamento con il notiziario di tuttocalciocatania.com. Livio Giannotta vi saluta ringraziandovi per la cortese attenzione.